Nella mia recensione di Six Days in Fallujah sono stato abbastanza cattivo col gioco, ma questo perché in single player non è molto divertente, sarò sincero. Se però si gioca in team cambia completamente e diventa uno dei giochi più divertenti che ho fatto nell'ultimo periodo, soprattutto se si gioca in maniera seria e professionale. Cosa è successo? Dai che lo so. Vabbè. Ci sei incazzato. Scendi. No, scusi. Ma che cazzo state facendo? Ma muoviamo la bocca quando parliamo. Eh sì. Che figata. Ok. Ma che cazzo ridi? Perché ride tutto impostato. Ha la faccia cattiva, intanto ride. Inquietatissimo. I talebani saranno in preda al terrore quando vedono questa cosa. Eh sì, proprio. Allora. Vado avanti io. 1, 2, 3, prova. Ah, ma figata, metti anche la mano. Com'è che si parla? Eh sì. Ma se spara un micro alla radio? Si può? Ah, figata, eh? Sì. Oh. Ma perché guarda, se spari un micro alla radio, spari per sempre. Chiederei se c'è il fuoco, amico, ma sono abbastanza sicuro di sì. Ma comunque sia. Ah. Ti a posto? Ma sì, non ho sentito niente. E si vede che c'è le scarpe antifortunistiche. Ah, io gli ho sparato sulle ginocchia. Io ho sparato a te, ma tu hai sparato a Luca. Quindi. Io ho sparato a tutti e due, ho sparato anche a te. Ma non mi hai preso. Anche perché avevi fucile per terra, quindi. Ah, c'hai ragione, è vero che non spari dove c'hai il pallino. No. Cioè, tipo così ti faccio male. No, così stai sparando per terra. Ah, Dio, adesso mi hai preso. Andiamo. Oh, Dio. Oh, sono morto io. Gian, non ho capito. Anche io adesso. Stavo cercando, ma c'è un fumogeno qua in mezzo. Sì, l'ho tirato io prima, ma vabbè. Chiama rinforzi. Quindi uno solo rientra. Sono io quello. Va bene, se cortesemente potete non prendere degli RPG in faccia. Posso contrassegnarti? Gli ho dato una volta a fare in culo. Ma che cazzo state facendo? Sono sul tetto che ho segnato. Io sono morto, non ho preso uno in faccia. Ce n'hai tre davanti, ce n'hai tre di fronte a sinistra. One shot, one kill, come insegnano sempre. Aspetta che devo di nuovo ripararmi le ferite. Se ne vanno dietro. Ma che c'è lì con dentro le stanze? Vero. Eh sì, infatti questa è una figata. No, parlano dei cattivi, Sì. Guarda, lui guarda come è morto in modo invitante. Va bene, perché spari? Beh, c'è uno là dietro di te, perché sparo? Morto. Okay. Io sto avanzando a destra. Se trovate tipo armi, ok? Sono dei depositi da bonificare. No, ma io non vedo un cazzo qua dentro. Ma sta polvere? Madonna. C'è proprio un cazzo qua sotto. Quindi dobbiamo uscire di qua e poi andare a sinistra. Ho capito, però di qua cosa esco? Cioè io scavalco qua e finisco in mezzo alla strada. Santo d'un Dio. Dai, prova a uscire. Vado prima io, non anche così. C'è uno in fondo alla strada, dritto davanti a noi. C'è un RPG, ma... Ah, l'ho fatto un altro, ok. Oh. Quello l'ho fatto. Ok. Ma Luca? Luca è nello scantinato. Ha detto arrivo subito, sono tornato là. Secondo me era tutta una tattica. Ma sta giocando a fare un fobia negli scantinati. Non lo sento. È la testa che fa su. Sì, siamo qua fuori. Dentro la caverna. Ne ho fatto uno qua dentro, comunque. Cazzo ride. No, è lui cattivo. Entro no. Io. No, l'ho fatto al piano di sopra. Sotto non ci sono. L'ho fatto sopra. Ah, no, allora io aspetto. Ok. Oh, c'è uno qua. Sono saltato sulla sedia. È partito, fermatelo. Ha demolito l'edificio. Sì, intanto pagarsi del pagano di Stati Uniti. Cioè, e qui ce ne sono altri. No, scusa, ma chi era? Sono io. Oh, ma c'è la camionetta. Sono morto. Ma quindi forse non l'ho fatto esplodere io il camion. No, secondo me. Esplodere su Fabio. Secondo me sì. Ah, qua c'erano delle armi, guarda. Qua c'erano delle armi da disarmare.
Cosa? Che è successo? Oddio, sta andando scattissimi. Sta andando fuori. Sto morendo, muoio. Ah, ma non c'era, ma credevo stesse facendo Luca. Scusa, credo stesse facendo. Ma Luca, cosa sta facendo? Ci sei? Luca? Che cazzo? Ma perché fa così paura sto gioco? Vecchio, sto facendo l'addestramento e mi sto cagando in mano. Cioè, non ci sono nemici, ma sento passi come se ci fosse qualcuno, continuo a girarmi. Ma non capisco dov'è però. Ma vaffanculo, ce n'era un altro di fianco. C'è gente di fronte a noi, è già una a destra e una a sinistra. Ce n'era uno lì sotto l'arco. Stava sotto il muro. Ah, eccolo qua. Dio cane. È lì che fa la cacca. Guardalo lì. Ma io sono qua che parlo per radio e voi parlate per i cazzi vostri. Non mi sento di là. Adesso è morto, ho capito. Però metto fuori un attimo la testa e muoio. Sai che dobbiamo muoverci da qua. Sì, sì, andiamo. Anche se no qua continua a bombardare. Dai. Che roba. Non penso che sia il nostro carro che spara. Porca. Che cazzo è successo? Ma cosa vuol dire Dio can mortaio? Che indecorosa che è la schermata di morte comunque. Fanculo. Aia, arrivo. Cosa è successo? Dai che non so. Vabbè. Che palle. Bravo Luca. Hai visto? Senti che rumore che fa la pistola qua dentro. Allora potrebbe. C'è uno nella finestra lì sotto. LOL. Per fortuna i Navy Seal non sono come noi, voilà. Ma dove sei? Ma c'è uno qua dentro, ma non c'è. È morto Luca? Credo comunque che fossi passato. Ero tranquillo qua dietro. Puttana troia. Avanzo, se tieni qua. Qua non c'è nessuno. C'è qualcuno. Fatto uno qua dentro. C'è qualcun altro. C'è uno che canta. E apro qua. Sta stanza. Vado. Oh, tetto. Credo tetto. Ok, sul tetto davanti. Ce n'è qualcuno qua, non so quanto si vede il ping, però ce n'è qualcuno qua da me. Oh, basta che clicco col mouse, sinistra e destra. Sento Piero che bestemmia al chiuso. Non vedo niente. Ma quello? Tetto Luca. Sopra di noi, fatto, ok. Ma è partita la radio, stanno dicendo cose la radio. Andò Rafik. Ma quello? Suicida tra l'altro. Ah, dobbiamo difendere il compound. Sì, difendi il compound. Per respingere l'attacco ribelle. Sbagliati per tutti, prego, buttati per terra. Cioè non si possono chiudere le porte. Guardate quanti sono. Stanno scavalcando il muro qua di fianco. Dai. Scale. Dietro.
sono in cima alle scale da dove siamo saliti. Sto guardando verso giù, se salite per le scale ditemelo, perché sennò vi sparo. Oh, mi siamo aperto. Ok, vi raggiungo. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Abbiamo esportato la democrazia! La torre, la torre del minareto, però occhio, perché non si può sparare al minareto. Non colpire luoghi religiosi. Ho capito, ma cosa vuol dire? Non può colpire, dai, ma per la Madonna. Oh, il perito dell'assicurazione dopo. Ehi! Secondo me dobbiamo arrivare o salire al minareto e poi menarlo. Ok, sono morto. Adesso... Ma questo... No, vieni qua. Sì, ma anche perché non sembri ferito quanto vicino, sembri solo stupido. Sergente, abbiamo un ferito, No, è solo stupido. Ah, sono usciti di nuovo da là in fondo. Oh, ma no. Da dove ci avevano sparato all'inizio che li ha fatti fuori Luke. Facciamo le regole, facciamo il campetto, mettiamo due linee e poi ci si mena, ma non è che dappertutto. Ok. Non so perché. Ce n'è uno qua, fatto. Un altro qua dentro. Ma quello che è andato a sinistra l'hai fatto già? Sì, ok. Cosa è successo? Che stai facendo sto casino? Sì. Sì, carico. Sono io. Ma mi sono incastrato un'altra volta. Sto arrivando. Ok. Ma te passi in mezzo alle cose? Perché io voglio scavalcare, ma... No, di qua non si riesce. Non lo so fare. Perché loro passano, io no? No, ti sei scastrato, tu hai visto? Io vedo che sì, ti teleporti. Sì, ma torno sempre indietro, io... No, fai un passo avanti. Oh, no. Hai okay. Visto? È la terza volta ci sono riuscito, dai. Sì. C'è solo Piero lì. Mm-hmm. C'è gente qua. Deve fumare, sai? Madonna. Ma c'è una bomba? Una bomba, non è che siamo in Iraq, è una bomba, magari è un orologio. Dove stavo andando? Cioè non so se è sud, ma... No! Oddio, ti sto sparando. Scusa. Ho visto solo la testina che è spuntata. Ah, questa è per la porta. Ah, ma tu metti il C4? Ah, c'è la miccia. C'è tipo un assorbente con la miccia. Io sono in dipartimento, qua c'è un sacco di armi e tutti i marine sono qua dentro. Sì. In uno di questi appartamenti ci dovrebbe essere i marine. Qua c'è gente dentro, io li sto sparando. Ok, quindi secondo me dobbiamo pulire tutti i piani di questo edificio. Eh sì, cioè almeno trovare i marine. Io sono con te, John. Ok. Minchia, ma tu eri in questa stanza tutto il tempo? C'è dietro. No, non è morto. Morto. Ma chi è che mi ha ammazzato? Non lo voglio neanche sapere, ho già visto l'arma. Vai via. Sappiamo tutti che sarebbe dovuto succedere. Sono andato avanti. Sono avanti, terrazzo okay. Avanti. Non ti preoccupare Fabio, apro io. Che palle. Io sono nell'ultima stanza, sto entrando. Disarmo la bomba. Dobbiamo andare sul tetto e liberare i marine. I marine sono sul tetto, c'è scritto. Dobbiamo andare su liberali adesso. Prima dovevamo pulire tutte le stanze qua. Li ho trovati. Ah, eccoli. Ok. Rospo e Lux sono stati coinvolti in un incidente di fuoco amico. Io? Ma scusa, ma capitano, facci i cazzi suoi per piacere. Cioè, non è da mettere nel report questa cosa, comunque. Sì, infatti. Mamma mia, che pignolio.
Fino il fuoco amico vi ha tolto 500. La ritengo una cosa che abbastanza ingiusta, visto che io non ho ucciso nessuno e Luca sì. Io ho sparato nelle vicinanze di qualcuno, cioè mi sembra una cosa ben diversa. Vabbè, adesso stiamo a questi dettagli. Scendi, no! scendi mentre si accascia per terra. Ma queste scale sono attaccate a nulla? Sì, sono bellissime. Sì, sono quelle attraverso cui prima sei caduto. Questo edificio qua... Chi è che ha sparato così? Occhio, ne ho fatto uno lontano. Ne ho fatti due lontani. Ok, qualcuno mi spara però. Grana che dentro? Vedi? No, l'ho buttata fuori. Perché sei incastrata lì? Io sono fuori, c'è un po' di gente, stavo pulendo qua intorno. Allora, ho trovato un arsenale da mettere il C4, se usciamo dall'edificio lo facciamo saltare. Sì, io sono fuori, mi sto curando. Ok, sono fuori. Ok, piazza C4. Non è che dobbiamo allontanarci un po' di più? No. Minchia. Credo di aver fatto la scelta giusta. E andare al rally point segnalato dal fumo verde. Là, guarda, dove c'è quella roba che sembra un alieno. Come sempre abbiamo perso Piero. Basta che non ce la lancia in testa. Ma non muore la gente, gli ho lanciato una granata sto culo, non sono morti. Ma quindi cosa dobbiamo fare? Star qua? Vieni, venite qua. Beh, direi che abbiamo finito tutte e tre le missioni che sono da fare, no?